Ciao. Guarda, se hai fatto un concerto non prendevo tutte queste telecamere. Se faccio un concerto non vengono tutte queste telecamere. Ciro Marciano, in arte Tony Marciano, cantante neomelodico famoso in Campania, si rivolge così a chi riprende il suo arresto. Marciano, 47 anni, si trovava nella sua casa di Bosco Reale quando i carabinieri hanno realizzato il blitz. Secondo le accuse, con i soldi guadagnati con la vendita dei dischi, andava in Olanda a comprare droga per poi venderla ai conoscenti, forse anche ai fan. L'arresto rientra in un'operazione contro il clan camorristico Gionta di Torre Annunziata, 22 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse su richiesta della DDA di Napoli, con l'accusa di spaccio e associazione finalizzata al traffico di droga, aggravati da metodo mafioso e carattere transnazionale. I trafficanti importavano in grandi quantità cocaina, hashish, marijuana e anche amnesia, un micidiale mix di marijuana e droghe pesanti. Il blitz ha portato all'arresto di 16 persone libere e a 6 notifiche di provvedimenti a detenuti, mentre sono 2 i latitanti. Marciano, 47 anni, ha iniziato la carriera negli anni 80. Nel 1986 l'LP Io sono meridionale gli fece vendere 150.000 copie. Tra i successi un duetto con Maria Nazionale e il brano Non ci amma arrendere, non ci dobbiamo arrendere, nel quale se la prende con i pentiti che hanno perso l'omertà.